Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di psicologia cognitiva applicata qui a Medraghi. Oggi andiamo a vedere le tre migliori applicazioni per informarti sulla psicologia cognitiva e sul mondo delle neuroscienze. Le informazioni che acquisirai dall'utilizzo di queste tre fantastiche app potranno essere utilizzate per creare dei contenuti che ti differenzino dai tuoi competitors. Prima di partire ti chiedo, per il video di giovedì, il video del Brain Thursday, che cosa vorresti vedere? Vorresti che parlassi di effetti di social media sul cervello oppure di nootropi, quindi di integrazione per il miglioramento delle performance mentali? Fammelo sapere qui sotto commentando il video con o nootropi oppure social media. Molto semplice. Bene, iniziamo subito con il vedere le tre applicazioni. La prima, che è in assoluto è la mia preferita, è Researcher. Researcher è un'applicazione che ci dà la possibilità di leggere e di carpire determinate informazioni altrimenti introvabili nel marasma del web, ma soprattutto ci dà la possibilità di informarci su paper scientifici, quindi direttamente alla fonte. Dopo esserti registrata o registrato su Researcher, aggiungendo se vuoi il tuo ruolo accademico e l'università che frequenti o della quale fai parte come ricercatore, potrai andare a selezionare le aree di interesse. Quindi io qui selezionerò alcune aree di mio interesse e una volta che avrò fatto questo mi appariranno tutte le riviste scientifiche che è possibile consultare attraverso questa applicazione. Avrai così a disposizione una marea di informazioni scientificamente rilevanti che ti ispireranno nella creazione di contenuti evidence-based da paura. La seconda applicazione che vorrei farti conoscere è Neuroscience News. Neuroscience News è un pochettino più libera, diciamo, un pochettino meno tecnica di Researcher, in quanto ci dà sia articoli scientifici sia articoli scritti da persone che si sono ispirate ad articoli scientifici, e quindi qui c'è un pochettino il gap, ok? Non è proprio la fonte diretta, è una riscrittura, quindi ci porta informazioni da determinati blog che parlano di neuroscienze. E veniamo dunque al terzo posto del podio. Conoscerete già tutti questo software, questo tool, perché è online ed è molto famoso, ma non credo che sappiate che c'è anche una app. Stiamo parlando di PubMed. Ah, PubMed, ragazzi, PubMed, il famosissimo PubMed. Ebbene sì, c'è anche una app dedicata. Questa app è la più tecnica in assoluto, quindi potremmo dire che è stata inserita nel terzo posto non per importanza, ma perché appunto quando si va a cercare su PubMed bisognerebbe avere un pochettino più di esperienza. Quindi non dobbiamo far altro che inserire o un argomento più in generale, quindi una sola parola chiave, oppure inserire, nel caso sappiamo già quello che dobbiamo andare a cercare, l'autore o il titolo dell'articolo, e il gioco è fatto, ragazzi. Una volta che avremo aperto il nostro articolo, saremo reindirizzati all'articolo originale su internet, quindi all'esterno dell'applicazione, e da lì potremo capire se possiamo scaricarlo o no. È ovvio che non tutti gli articoli possono essere scaricati e letti, solo gli articoli pubblicati su riviste open access, gli altri invece no, a meno che tu appunto non sia un ricercatore o uno studente universitario. Bene ragazzi, queste sono le tre applicazioni che io ho utilizzato o utilizzo tuttora per ispirarmi, per trovare nuovi topic da discutere con voi, da portarvi, e
le informazioni che vi vengono date sono di altissima qualità, perché c'è la possibilità di raggiungere la fonte originaria dell'informazione, a parte alcuni articoli su Neuroscience News, ma possiamo comunque andare noi a cercare quell'articolo che viene citato, quella ricerca che viene citata. E nel caso abbiate altre domande, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, stiamo crescendo, siamo veramente tanti. Ora l'obiettivo è 1000 iscritti, 1000 iscritti quest'anno ovviamente, e quindi aiutatemi a raggiungere questo grandissimo traguardo. E noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale YouTube di Psicologia Cognitiva Applicata. Per oggi è veramente 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 tutto, ci sentiamo su Instagram nei commenti, e che l'evidence based sia con voi.